Ciao, come vedete oggi non sono sola, c'è Sara con me e Esatto. Sara è una consulente d'immagine ed esperta di armocromia, Esatto, giusto? Puoi spiegarcelo meglio, vuoi dirci qualcosa su di te? assolutamente. Allora, io ho iniziato comunque il mio percorso già da un bel po' di tempo, quindi è da tanto che sono appassionata dell'argomento e soprattutto il valore aggiunto dell'essere consulente d'immagine è quello di dare valore appunto alla persona. Quindi non essere una questione di moda, non è questione Sì. di dire sì, devo assolutamente comprare qualcosa, uscire dal negozio con un capo, assolutamente, ma si dà proprio valore a tutto ciò che è costruito proprio intorno alla tua figura, ai tuoi Bello, colori, sì, quindi bellissimo, è un lavoro bellissimo. bellissimo. E oggi di che cosa parliamo? Parleremo di armocromia. Se non sapete di che cosa stiamo parlando, non preoccupatevi perché partiremo proprio dall'ABC, La giusto? Proprio base, dalle basi. esatto. Vi racconteremo appunto un bel po' di cose interessanti che io ho scoperto, tra l'altro, da poco perché Sara qualche giorno fa mi ha fatto il test e finalmente ho capito qual è la mia stagione. Esatto. Ed è stata una bella sorpresa. Dopo, vabbè, vi dirò come mai. Direi partiamo dalla base. Che cos'è l'armocromia e come funziona? Armocromia, detto proprio letteralmente tradotto, è armonia dei colori. Quindi dobbiamo trovare tutti i colori che più ci valorizzano, perché giustamente se noi indossiamo i colori che meno ci valorizzano, insomma, vanno un po' a penalizzare la nostra natura, non siamo sufficientemente valorizzate. Quindi Vero. è fondamentale saperli riconoscere per poterli evitare. Ci sono varie convinzioni, tipo, sai benissimo riguardo al nero, Ok. il famoso Sono nero contenta perché amato. Sara, come me, non ama particolarmente il nero. A me piace, però non è, diciamo, Esatto. l'unico colore che indosso. Mi piacciono i Bravissima. colori, infatti, come potete vedere, ne abbiamo un bel po' di colori da Esatto. farvi Abbiamo vedere. costruito tutto il nostro angolino colorato. Dobbiamo evitare anche in generale colori molto accesi se non ci valorizzano, viceversa anche colori più spenti. Dipende sempre dalle nostre Ok. Io caratteristiche. sono sempre stata convinta di essere autunno profondo, però dicevo, caspita, mi vedo bene anche con dei colori dell'inverno. Che cosa sono? Sarò autunno, sarò inverno, ma mi vedo calda, tutti mi dicono che sono calda. E abbiamo capito Che invece è un invece che sono inverno inverno. profondo, quindi Wow. sottotono freddo. Colori freddi, molto accesi, brillanti. Nel suo caso, essendo sottogruppo profondo, i tuoi colori devono essere un po' più scuri e meno brillanti del solito, però comunque in generale la palette inverno è quella che più ti valorizza. Ok. Comunque è stato scioccante perché per tutta la vita sono stata convinta di essere calda e invece sono Esatto. fredda. Facciamo un passettino indietro però. Quali sono le quattro stagioni? Come si capisce qual è la stagione di appartenenza? Facci tu una Sì, perché è panoramica. molto comunque complicato arrivarci da sole, infatti è sconsigliato cercare di capire, insomma, di farsi un'autoanalisi, anche perché è impossibile, No, è quindi abbiamo difficilissimo. visto proprio palesemente che da arrivarci da sole è davvero difficile. Quindi in generale le quattro stagioni sono appunto estate, primavera, autunno, inverno. Tutte e quattro hanno delle caratteristiche in comune, ma in realtà sono molto diverse tra di loro. Però, ad esempio, se partiamo dalla base, freddo o caldo, si dividono già in questo caso in due gruppi. Stagioni dal sottotono freddo sono inverno e estate. Io. Inverno, esatto. Siamo le due stagioni appunto calde, cioè l'autunno, sono io, infatti non so se si nota dai miei colori molto autunnali, Sì. e poi la primavera. Quindi la differenza poi se suddividiamo un'altra volta, abbiamo quindi fredde e calde, ma abbiamo anche le due stagioni con alta intensità, quindi colori brillanti. Abbiamo le due stagioni con bassa intensità. Bassa intensità significa appunto colori più soft. Prova del 9 la si può fare magari con dei fucsia o dei colori molto elettrici e brillanti. Quindi se vediamo che è un colore molto acceso, comunque si nota di più l'abito di noi, vuol dire che non è il colore Quindi adatto. per capire il colore che ci sta bene dobbiamo guardare se l'attenzione, diciamo, cade più Esatto. sull'abito o più su di noi, giusto? Esattamente, esatto. Ok. Perché ovviamente se indossiamo colori troppo brillanti per noi, chiaramente l'attenzione va sull'abito, ci ruba la scena e non è quello che vogliamo. Noi dobbiamo essere Certo. sempre comunque in armonia, per questo di nuovo armocromia. Un altro errore molto comune è quello di dire lei ha i capelli castagni, occhi Brava, castani, è ci stanno autunno. bene gli stessi colori. Noi, se vedete, abbiamo colori abbastanza simili perché abbiamo capelli Esatto. scuri, occhi scuri. Vabbè, la mia pelle è più scura della sua, però grandi linee, diciamo, siamo Esatto, abbastanza siamo simili. lì, E esatto. quindi verrebbe da dire, ok, quel colore sta bene a te, starà bene Esatto. anche a me In e realtà, viceversa. bravissima, questo è molto interessante perché spesso questa convinzione è anche in cui si dice una persona generalmente è scura, quindi è calda, e chi invece è bionda con gli occhi azzurri è fredda. Non è vero, Vero. assolutamente. Questa convinzione è anche che pelle olivastra appartenga a chi è calda, cioè Esatto. autunno. In realtà, sbagliatissimo,
La pelle olivastra appartiene a chi ha un sottotono freddo, perché comunque, detta proprio in termini quasi in stile tempere, ok, se mettiamo ad esempio un sottotono freddo, quindi blu, e ci abbiniamo il sovratono che è giallino, quindi la pelle è vagamente giallina, si forma il verde. Da qui verde oliva, quindi pelle olivastra. Quindi appartiene a chi in realtà ha sottotono freddo. Una cosa che non ti ho ancora chiesto, o forse sì, è che cosa succede alla nostra pelle quando mettiamo, e in generale insomma al nostro viso, alla nostra figura, quando mettiamo un colore nella nostra palette, e che cosa succede quando invece indossiamo un colore che non fa parte della nostra palette. Un cambiamento radicale ma impressionante. Infatti, come abbiamo visto anche sull'analisi che abbiamo fatto a te, abbiamo provato, siccome appunto Vanessa è fredda ed è un inverno a colori freddi, abbiamo fatto la prova del 9 col verde oliva, il colore caldo per eccellenza dell'autunno. Abbiamo visto la sua pelle che si è proprio spenta, si sono evidenziate occhiaie che in realtà guardandola dal vivo non ha. No, ce li ho, ce l'ho, sei proprio buona, ci sono. Però insomma non si vedevano come quando abbiamo messo il verde oliva. La pelle è diventata quasi più giallina, okay. Come abbiamo messo i colori blu, ti ricordi come la tua pelle si è illuminata? Si è subito illuminata, ed è vero, anche le occhiaie erano comunque più attenuate. Quindi è fondamentale, vediamo proprio la pelle che cambia, se vediamo che si spegne, che non è più luminosa, non sono affatto i nostri colori. Se invece vediamo che è luminosa, colorata, insomma pare sana, okay, si attenuano anche i difetti, allora della nostra quelli palette. Sono i nostri colori, esatto, okay. Poi non è facile all'inizio vedersi con i colori della propria stagione. No, è vero, perché spesso uno dice ma questo colore mi sta bene, in realtà lo dice perché ti piace. Esatto, adoro il rosa in tutte le sue sfumature, quindi esatto, quando sarà, no, sarà il rosa, mi sta bene, è il mio colore. Poi in automatico, e posso confermare, il marrone era un colore che io detestavo, okay. Lo vedevo e dicevo no, mi sembra di essere mia nonna quando mettevo il marrone. Ok, in realtà adesso non riesco a farne più a meno. E infatti questo outfit bellissimo, proprio perfetto. Grazie. Per l'autunno è bellissimo, tutto del marrone e del bordeaux, bordeaux. Comunque esatto, io anche qui queste magici, come si chiamano? Allora, un nome preciso non ce l'hanno, okay. Io li chiamo i cartoncini riassuntivi delle palette, ok, perché ovviamente questi si applicano soprattutto alla fine per un'ulteriore conferma, perché solo tramite questi è impossibile. Ok, hai la conferma definitiva. Esatto. Cominciamo da questa? Sì, che è l'autunno. Esatto, sì. Infatti è proprio parte di me. I tuoi colori? È proprio mio, non c'è nulla da dire. Muoio un po' con questi colori. Con l'inverno è tutta un'altra cosa. Tutta un'altra cosa, dopo vedete. Esatto. Appunto molto caldi, come si può vedere abbiamo tanto arancione, tanto rosso, corallo, abbiamo anche queste sfumature del marrone. Io era appunto un colore che sottovalutavo. Viola melanzana, è meraviglioso. Okay. E poi anche questa convinzione del nero, di dire il nero è elegante. Assolutamente no, cioè immaginatevi un tailleur viola melanzana, wow, tutta un'altra cosa, wow. Con un dolce vita magari color cognac, o anche la mia combinazione preferita è viola melanzana e arancione. Quindi sempre parlando di valore, nell'autunno non troveremo mai una bionda con gli occhi azzurri. Se siete bionde con gli occhi azzurri Non siete autunno. Che poi all'interno di ogni stagione quindi ci sono dei sottogruppi, esatto. E in base a quello che è il vostro sottogruppo ci sono dei colori che vi possono stare meglio, giusto? Esattamente, quindi okay, noi stiamo bene con i colori di tutta la nostra quindi palette. Quindi questi colori, diciamo, stanno bene anche a tutti i sottogruppi. Esatto, esatto, okay. Però con i colori del nostro sottogruppo staremo ancora meglio. Sarebbero 4, ma perché 4. Il quarto in realtà è presente in tutte le stagioni della stagione pura. Okay. Quindi quella che sta bene con tutti i colori della propria palette, quindi lo teniamo un po' a parte, diciamo. Nel caso dell'autunno abbiamo soft, quindi autunno soft, autunno profondo e autunno caldo. Lo soft è più raro da trovare ed è Nicole Richie, per esempio più lampante, ha proprio il capello anche più chiaro, quasi un biondo scuro, caldo comunque, sempre dai riflessi miele, e questo occhio chiaro, molto ambrato, quasi un verdino giallo proprio, bellissimo. O anche Drew Barrymore. Staranno bene con i colori ancora più soft della palette autunno, come un senape, un verde oliva, l'avorio dona particolarmente a loro. Okay. Piuttosto che a me magari. Abbiamo il sottogruppo profondo, io sono parte del sottogruppo profondo. Quindi appunto ho i colori molto più scuri, però sempre comunque quindi caldi. Ti saranno meglio i colori più scuri della esatto, palette. Ad esempio questo marrone, il viola melanzana, l'ottanio, un verde foresta. Nel prossimo video parleremo di come fare a salvare i colori che abbiamo nell'armadio e non nella nostra palette, perché io ho un sacco di questi colori nell'armadio e non ho intenzione di abbandonarli. Esatto, quindi c'è sempre un modo per salvare, non mi preoccupate. Quindi li salveremo. Mandarina Guinea. Ok.
Belen Rodriguez, okay. Che infatti lei ha questi colori molto caldi, scuri, okay. E molto anche soft, comunque, perché l'intensità non è alta ma è bassa. Autunno caldo abbiamo Julia Roberts, mm-hmm. Che ha colori molto caldi, quindi in assoluto lei sta bene con i capelli rossi. Abbiamo anche Julianne Moore, diciamo che il verde oliva è un po' il jolly, il colore da provare, perché se ci sta bene ci sta bene, se ci sta male proprio si vede palesemente che, okay, non ci valorizza. Quindi può essere un modo anche per capire se, esatto, sei autunno. Esatto. Mentre questo su di me è troppo acceso e brillante. Cosa dite? Mi spegne? E questo mi spegne tanto. E che è più... incredibile. È più parte di me. Poi abbiamo Senape. Il Senape è un po' la prova del 9. Anche abbinati insieme, verde oliva e Senape sono... molto raffinati. Esatto, molto eleganti. Passerei direttamente ai miei tre preferiti della, okay, stagione autunno. Perché ogni volta che provo il drappo autunno sono emozionata quando arrivo a metà e dico la mia combinazione, okay, preferita. Allora abbiamo il verde foresta. E poi, senza neanche farlo apposta, c'è un susseguirsi di combinazioni pazzesche. Abbiamo, okay, l'arancio. Belli questi due colori insieme. E esatto, abbiamo appunto verde foresta con l'arancio. Nulla da dire. Wow. Ma non finisce qui, okay, perché abbiamo poi il viola melanzana, un colore fresco. Ma io posso rubare questo colore? Sì. Ok. Sì. Meglio un prugna nel tuo caso, però viola melanzana, dai. Non, ok, male. Posso rubarlo. Esatto. Questa triade, bellissima, è pazzesca. Ad esempio, magari abbiamo un abito verde foresta, la borsetta arancio e la scarpa viola melanzana. Cioè, wow, proprio wow. Molto bella anche la combinazione viola melanzana e rosso. Infatti la uso spesso perché è proprio, è molto bella, è molto calorosa come combinazione, valorizza tanto. Bello. E poi appunto abbiamo i nostri ultimi, ma non ultimi per bellezza, giallo meraviglioso. Questo giallo, che è un giallo molto più profondo rispetto a un giallo brillante della primavera. E poi l'ottaio. Bellissimo. L'ottanio però posso rubarlo? Assolutamente, diciamo che è quello un po' più borderline, quindi, okay, lo puoi indossare tranquillamente. E poi appunto il nostro marrone. Prossima stagione, casualmente ho qui l'inverno. Esatto. E quindi la mia ed stagione, appunto, la nostra Vanessa. Infatti abbiamo visto il cambiamento rispetto all'autunno, è tutta un'altra faccio cosa. Faccio vedere. Vengono maggiormente. Esatto. E come invece questi? Fanno proprio pace di te. Infatti è azzeccatissimo l'outfit di oggi con questo rosso lampone molto brillante. Quindi abbiamo detto appunto che invece l'inverno ha colori freddi. Mm-hmm. Quindi chi fa parte di questa molto stagione freddo. Avrà un sottotono freddo. Infatti guardate la differenza. Sì, l'unica lampante. Cosa che hanno in comune è la profondità. Quindi, mm-hmm, hanno entrambi colori scuri. Quindi nell'inverno stessa cosa, non troveremo mai una bionda con gli occhi azzurri, okay. Avrà sempre colori tendenzialmente scuri. Troveremo qualcuno con l'occhio azzurro, ma avrà il capello magari nero, okay, molto scuro. Cosa che farà scioccherà metà di voi. L'inverno è l'unica stagione a cui sta bene il nero. Esattamente. E non a tutti i sottogruppi. Però ah, questo poi sottogruppi. Evidenziamo, okay. Anche perché comunque è molto scuro, quindi brava, per è scuro e freddo, perché molti, okay, lo diciamo identificano come un non colore, mm-hmm, in realtà è un colore e soprattutto se non è nostro ci penalizza tantissimo, mm-hmm, e il valore aggiunto ovviamente che non abbiamo detto è che in ogni stagione a prescindere, okay, tutti i colori si abbinano tra di loro. Esempi di donne famose inverno. Keira Knightley è l'esempio più palese, okay, di inverno sottogruppo freddo. Abbiamo anche Natalie Portman, mm-hmm, viene spesso, okay, scambiata per un autunno. Sì, è vero, te lo stavo per dire che in realtà lei ha proprio colori freddi. Infatti, mm-hmm, se la vediamo con un verde smeraldo o con un colore indaco, che è meraviglioso, l'indaco è tutta, okay, un'altra cosa. Abbiamo anche una modella italiana, ci tengo a fare questo esempio, vai, che per me è meravigliosa ed è Maria Carla Boscono. Sta meglio con i colori più bluastri, okay, ed è l'unico a cui il nero non sta tanto bene, ok, perché ha colori più delicati. Sottogruppo profondo, sì, quindi che è mio, abbiamo lei che è l'esempio, okay, lampante vicino a noi. Ho anche Kim Kardashian. Wow, Kim Kardashian mette sempre questi outfit marroni. Esatto. E mi chiedo perché. Perché? Me lo chiedo anch'io. Perché Kim fai questo? Kim, che stai sicuramente guardando questo video. No, scusa, guarda quanti, esatto, bei colori che ci sono. Lei la tagliamo ovunque così nella prima o poi. Confina quasi con l'autunno. Molti pensano che sia calda, in realtà se la vediamo con i suoi colori naturali è proprio l'inverno. Quindi abbiamo il sottogruppo brillante. Sì. Abbiamo un esempio bellissimo, cioè Megan Fox. Megan Fox. Pazzesca, wow, proprio Katy Perry anche. Infatti, okay, Katy Perry si è fatta bionda.
mossa sbagliatissima, perché è inverno brillante. Nera sta benissimo. Esatto, cioè solitamente in inverno brillante deve assolutamente tenere sempre il capello nero. Deve enfatizzare ancora di più questo stacco tra la pelle di porcellana, l'occhio azzurro, comunque verde, e il capello nero. Infatti la famosa giacca a righe bianca e nera su di loro starà da Dio, perché okay, ci sono questi contrasti molto alti e differenti tra loro. Questi sono i colori. Winter, esatto. Nell'inverno. Esatto. Abbiamo questo verde bellissimo, meraviglioso, giallo limone, pazzesco. Prossimo colore, questo azzurro meraviglioso. Esatto, avete presente la stampante? Sì. I colori ciano, magenta, sì, giallo. Sì, è vero. Sono proprio questi tre vicini. Quelli dell'inverno. Giallo, ciano e magenta, esatto. Sono, diciamo okay, che i colori dell'inverno sono proprio il classico, è proprio il classico colore puro. Sono proprio quelli puri, la loro massima brillantezza. Yeah! Il suo preferito, il mio colore preferito, il fucsia, bellissimo. Vabbè, cosa vi devo dire del fucsia? Bellissimo con l'azzurro, bella combinazione anche con il rosso anche che hai addosso, rosso, che viene anche lui un po' rosso, esatto, cioè, pazzesco. Anche il viola secondo me sta bene, assolutamente, con il rosso, assolutamente. Sono i tre colori analoghi, quindi come abbinamento funziona tantissimo. Abbiamo l'indaco, che è meraviglioso. Abbiamo questo colore prugna, bellissimo. Questo, ecco, non è un Bordeaux, mm-hmm, è un Borgogna, okay, diverso dal nostro classico Bordeaux che è un po' più caldino, un po' più rossiccio. Poi un blu molto scuro. Blu notte, esatto, molto bello. Bianco. Il nostro bianco puro, bianco ottico proprio, che valorizza il sottogruppo profondo dell'inverno. Okay, in particolare. Esatto. Che bello, meno male, anche perché ho tre quarti di bianco. Bianco, esatto. Questo lampone, con il rosso caldo dell'autunno, vediamo che uno è proprio arancio e l'altro tende di più, sì, al blu. Poi abbiamo il nero. Non commento. Ma io non ho tante cose nere, però quelle che ho effettivamente... Nel tuo caso puoi indossare, va bene, quindi okay, non c'è problema. E infine l'ultimo, questo viola elettrico, l'ultraviolet sarebbe, l'ultraviolet, comunque un colore meraviglioso, che quindi... bellissimo, stupendo. Qui abbiamo due gialli, ho preso due vestiti dal mio, esatto, armadio, uno caldo e uno, mi si impigliano i capelli. Esatto, e qui la differenza è proprio palese. Quindi di conseguenza questo più caldo starà bene all'autunno. Esattamente. E anche alla primavera o solo... Allora, per la primavera, nì, diciamo che forse è un po' troppo spento per la primavera. Ok. Magari sarà un po' più acceso. Ok, e invece questo? Giallo limone. Per prossima stagione... Estate? Estate, estate, esatto. Ho studiato. Colori meravigliosi, bellissimi, stupendi. Sono appunto tutti molto tenui, le famose tinte pastello. Sono sempre freddi, infatti ve li faccio, esatto, vedere a confronto con quelli della primavera, che vedete sono molto più... caldi. Esatto. Infatti non troveremo in questo caso nella stagione primavera una mora con l'occhio scuro. Impossibile. Okay. Perché il valore è chiaro. Quindi anche nel caso di primavera o estate eviteremo i colori troppo scuri. Anche i colori come il nero, proprio in assoluto è quello meno valorizzante. Ok. Mi raccomando. Ok. Quindi dovremmo evitare i colori troppo scuri. Abbiamo comunque delle persone con l'occhio scuro e il capello chiaro, o il capello scuro e l'occhio chiaro? Sì, allora, okay, infatti, ottima domanda. State appunto questi sottogruppi che sono soft, freddo e chiaro. E nel sottogruppo soft troviamo molte donne con l'occhio più castano, però bionde. Ok. Come ad esempio Federica Pellegrini. Col grigio, infatti, sta molto bene. O anche un bel celeste, molto valorizzante per lei. Soft abbiamo anche Kate Moss. Infatti, okay, il sottogruppo soft si avvicina all'autunno soft. L'estate, il sottogruppo soft si scambia i colori con l'autunno. Per questo, okay, è difficile da individuare l'estate soft, perché molte volte non sta malissimo con l'oro. Quindi, ah, okay, nella prima analisi, quando appunto vediamo l'argento e l'oro, okay, sta abbastanza bene. Infatti, ogni tanto può osare con questo drago. È sempre consigliabile comunque stare sui colori freddi della propria, esatto, della propria palette. Esatto, anche Jennifer Aniston è un'estate soft. È arrivata anche Chiara, perché è un esempio di estate. Ho appena fatto questa scoperta. È ancora sconvolta. Ha quasi piangente. Stai benissimo. Che faccia depressa! Era anche fatto lo smalto nero. Potete capire anche perché lei era convinta di essere inverno. E il mio armadio è completamente, è un buco nero.
Quindi tranquilla, quello di tutte è un buon Adesso vi farò vedere la differenza. Questa è chiara con i colori dell'inverno e chiara con i colori dell'estate. Tutta un'altra cosa. Decisamente meglio. Esatto, perché infatti sono colori un po' più delicati. Solitamente chi è sottogruppo freddo dell'estate ha il capello un po' più scuro, come appunto la famosa Bella Adi, Bianca Balti, tutte brutte insomma, quindi... Wow. Quindi abbiamo appunto questo capello più scuro. Colori che ti stanno meglio, sono tanto i colori che indossi. Esatto. Gentilmente prestati dalla signorina. Perché lei di letto, perché è il mio armadio. Sono inverno, porto il verde smeraldo. Invece, devo dire che sono colori stupendi. Però comunque siamo riuscite a sconvolgerla un po', però in positivo, dai. Un minuto di silenzio. Sì, quasi pianto. A me piace il nero. Io faccio solo di nero. Ho scritto ad Andrea, il mio compagno, sì, che era estate, mi fa: adesso con le lavatrici come faremo? Perché prima prendevo il mio sacco di cose nere, lo buttavo in lavatrice ed era a posto. Adesso è un casino. Abbiamo anche il sottogruppo chiaro dell'estate, che è l'ultimo, e ne fanno parte le famose sorelle Dakota Fanning e Elle Fanning. Sono proprio la rappresentazione perfetta. Quindi i colori sono proprio ancora i più chiari della palette estate, quasi il lilla, il celeste, il blu polvere, il rosa polvere. Infatti la convinzione qual è? L'errore che abbiamo fatto spesso: ho colori molto chiari, quindi devo indossare gli abiti scuri. Ok. Perché si ha paura, esatto, si ha paura di apparire sbattute. In realtà è peggio se noi facciamo appunto parte di questo preciso sottogruppo. Quindi appunto abbiamo, guardate, la giacchetta è proprio perfetta. È la tua. In paletto. Esatto. Poi molto raffinato, molto elegante. Esatto. Come colore. Se lo giriamo abbiamo appunto colore. Questo pietra, molto bello. Può essere anche un basico da avere nell'armadio, anche un cappuntino. Questo rosa antico, meraviglioso. E anche la combinazione rosa antico e verde salvia è superlativa. Bellissima, sempre bellissima. Per un matrimonio è proprio molto indicato. Abbiamo poi questo grigino che tende comunque al violetto, quindi molto particolare, anche questo come basico può funzionare. Il prossimo colore, questo bel è proprio meraviglioso, da non confondere col blu elettrico. Vedete come sia molto scuro? Ok. Infatti se li mettiamo a confronto, vedete come questo è proprio, tende quasi al celeste, mentre questo è proprio molto scuro, una carica più brillante, molto più brillante. Questo più esatto. Chiaro. Abbiamo il verde acqua, questo ancora per l'estate è meraviglioso. Questo bello. È un fucsia più soft e vi faccio vedere ancora la differenza, è meraviglioso. Mamma Chiara, non vedo l'ora di vederti, quanto ti piacciono i colorini al posto del nero. Esatto. Da non confondere appunto col fucsia. Questo celeste è bellissimo, pazzesco, infatti su di lei dona particolarmente. Abbiamo poi un colore, ecco qua, un bel lilla, stupendo anche questo. Davvero, questo è il bianco dell'estate, quindi un bianco gesso, un po' più tenue, che tende quasi al grigino rispetto al bianco ottico. Lo sposerò, lo prenderò. Esatto. Bianco gesso, stare su bianco gesso. Esattamente. Prossimo colore. Rosa polvere. Wow. Molto delicato. Infatti questi valorizzano molto il sottogruppo chiaro. Wow. Baby blu. Bellissimo. E in alternativa al nero, se un'estate vuol mettere un colore scuro, che cosa mette? Piuttosto un blu, un blu più scuro. Cioè sarebbe sempre più indicato se magari abbiamo, non so, un pantalone blu notte. Lo possiamo comunque salvare. L'importante è che intorno al nostro viso abbiamo i nostri colori. Ultima stagione. Esatto. Primavera. Primavera. Io vorrei sapere dove si nascondono tutte queste primavere, perché perché è difficile da... Sì, io veramente ne ho trovate pochissime ed è la stagione sicuramente la più rara da trovare. Comunque ha questi colori molto particolari e unici. Sono caldi, brillanti e chiari. Chiara Ferragni, sottogruppo chiaro. Primavera. Esatto. Abbiamo anche Jessica Chastain, bello più arancio, quindi molto calda. Emma Stone, tutte attrici comunque con colori caldi. Adriana Lima. Abbiamo in comune il fattore di avere il sottogruppo caldo. Alcuni colori infatti sembrano simili. Esatto, abbiamo magari il corallo, il rosso, poi il viola tipico della primavera e questo ciclamino meraviglioso. Bellissimo. Abbiamo appunto questo ciclamino bellissimo, meraviglioso. Anche questo giallo sole con questo blu royale. Wow, pazzesco. Wow, ma anche il viola con il blu, meraviglioso. Tantissimo. Anche col giallo, cioè sì. Anche questo arancio bellissimo, sì, meraviglioso davvero. Una punta di salmone. Sì, è un salmone proprio. Abbiamo questo color crema,
meraviglioso. E lo mettiamo anche magari al posto dell'avorio per dare una carica più calda, però anche l'avorio nella primavera funziona. Biscotto, infatti, quello okay. dell'autunno, se ci ricordiamo, è proprio molto più scuro. Prossimo colore abbiamo questo pesca, meraviglioso. Bianco. Esatto, sempre avorio, comunque molto caldo. Infine ecco, questo colore abbinato magari a questo pesca. Cioè diventa un colore delicato, meraviglioso. Quindi anche per un matrimonio può andare molto bene, molto bello. Okay. Guardate che meraviglia. Bellissimo. Per me sono tutti belli i colori sì. che ogni stagione ha. Quindi non mi viene da dire c'è una stagione più bella, una stagione più brutta. Cioè proprio okay. sono tutti meravigliosi. La cosa interessante secondo me è che noi stiamo parlando di abbigliamento, ma in realtà l'armocromia si applica a qualsiasi cosa. Quindi anche al make-up, al colore dei capelli. Infatti andrò a tingermi perché... Sara mi ha detto che il colore che mi sarebbe meglio è il nero corvino che vira al blu. Così sei più simile a un autunno che a un inverno. Però se andiamo proprio a okay. caratterizzare questi tuoi colori scuri e profondi, tendenzialmente il nostro colore che abbiamo di natura, dalla nascita, è quello che ci sta meglio. Però, in base ai nostri contrasti, cercheremo di capire se schiarire leggermente o scurire. Okay. Ci sono anche casi estremi in cui magari da bionda deve passare a essere mora o da mora a bionda, però anche lì vanno presi con delicatezza. Soprattutto questi cambiamenti si fanno nel mondo dello spettacolo, okay. perché si crea un personaggio, quindi bisogna dargli una carica particolare, come la famosa Tita Fontis che ci ha sconvolte. Non lo sapevo, assolutamente, è esatto. bionda. Lei è naturale e bionda. Tita Fontis, la, il super personaggio burlesque, in realtà è bionda naturale. Wow. Quindi non è detto che nasciamo con il nostro colore. Se la nostra pelle richiede contrasti bassi, capiremo se scurire o schiarire. Ad okay. esempio, siccome tu hai la pelle molto scura sì. e anche l'occhio scuro, se schiariamo il capello andiamo a sbilanciare l'armonia. Okay. Perché ci dobbiamo avvicinare. Vado a sotterrarmi perché io ho schiarito i miei capelli dai 15 anni fino all'altro ieri. Quindi per tutta la vita. Sempre schiarita. Sì. E anzi tutti mi hanno sempre detto ma come stai bene, ma come sembri più luminosa con delle schiariture che ti vorrei. Capisco perché purtroppo... Una cosa da dire è che non ascoltate mai gli altri, assolutamente. No, vabbè, ma sai che cosa? Io mi rendo anche conto che uno faccia fatica a capire. Esatto. Magari ti vedo, dico, caspita, sta bene con queste esatto. schiariture, la vedo luminosa, però non avendomi magari vista con il colore che Bravissima. Mi potrebbe stare meglio, fai anche fatica poi ad avere esatto. dei termini di paragone. Brava, anche perché la cosa che notano è il cambiamento, più che il fatto se ti sta bene o meno, perché ti vedono diverse, dicono, ok, mi piaci, stai bene, perché hai apportato delle modifiche. Okay. Al tuo look, al tuo outfit, quindi dicono ok, mi piaci, ma non è questo ciò che dobbiamo noi guardare. Comunque, sempre il doverci valorizzare. La parola del giorno, soprattutto per la consulenza d'immagine, è valorizzare nella maniera assolutamente assoluta. Valorizzare e camuffare ciò che okay. noi che non ci vogliamo piace. Camuffare. Esatto. Il capello rosso sta bene solo a chi ha colori caldi, ma non a sufficienza, okay. deve proprio far parte del sottogruppo caldo. E per questo video è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video, sempre con Sara, perché andremo un pochino più nel dettaglio, giusto? Parleremo di esatto. come creare degli abbinamenti, come creare anche un capsule wardrobe, che è una cosa che mi affascina tantissimo, anche perché ovviamente conosco il classico capsule wardrobe, prendi una camicia bianca o poi i jeans, esatto. la scarpa nera, la scarpa beige, però andremo insomma più nel dettaglio, tutto colorato insomma. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi lascerò poi nell'info box tutti i contatti di Sara, perché ovviamente la trovate su Instagram, la trovate su Pinterest, ovunque la trovate, colori ovunque, lascio tutto nell'info esatto. box, e vi mandiamo un bacio, bacione.